I would like to welcome you to this online lecture on behalf of the Italian Cultural Center in Mumbai. This lecture on Dante and specifically on the early images in the Divine Comedy has been organized in collaboration with the Asiatic Society in Mumbai. And on this regard, I would like to, to deeply thank the President, Dr. Visby balai Poria. For her support and for believing in this project. We are presenting you a lecture on Dante on, in the framework of the celebrations of uh, the 700th year from the death of our great poet. And in this very day, the 25th of March, we are celebrating Dante all over the world. In fact, 25th of March has been declared from this year from the Italian government, the day dedicated to Dante, and f so for the next years too we will be celebrating him on this day. Why this date? This date is believed, is probably believed, to be the day when Dante started his journey in the Hell, in his Divina Commedia. The lesson will be heard, held. By Professor Andrea Mazzucchi, who is head of the School of Human and Social Sciences at the University Federico II in Naples, and who is also a member of the Committee for the Celebrations of Dante in the World, thanks to his being one of the most prominent philologists uh, specialized in this field in the studies of Dante. Well, you will hear more about Dante on the lecture but let me just mention that dante has been a huge personality and a huge poet who does not belong only to the italian tradition and culture but in fact he belongs to whole humanity and all the world and he managed to talk through his divina commedia to all human beings and that's why divina commedia is known is loved and is translated all over the world in many, many languages. So we can surely say that Divina Commedia constitutes a bridge, a network between ideas, between countries, between ages, and most important, between all human beings. And when the witnesses of this is the Divina Commedia held by the Asiatic Society here in Mumbai, so just proving how international, how, how related to all the world is Dante literature and Dante Divina Commedia. I wish you will enjoy this lecture and wish to see you in person in the future. On behalf of the Asiatic Society of Mumbai, I welcome all the viewers who have logged in to hear Professor Andrea Mazzucchi, who is the expert on Dante Alighieri at the Universita degli Studi di Napoli from Federico II. The Asiatic Society of Mumbai and the Consulate General of Italy have established a very strong relationship thanks to its Consul General. Uh, senora stefania costanza and now we are happy to welcome senora francesca amendola its director uh, who is the person we have interacted with in order to collaborate on this lecture on this particular day which is an important day the 25th of, ma of march Celebrated in Italy in memory of one of its greatest poets, Dante Alighieri. The bond between our two institutions is strengthened because the Asiatic Society of Mumbai is proud to have in its possession the 14th century manuscript of the Divine Comedy. And now I look forward to hearing the learned professor speak to us on. Poet Dante Alighieri. Buongiorno e grazie innanzitutto all'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai per aver voluto organizzare questo incontro in occasione del Dante di del 25 marzo. Data che la maggior parte degli studiosi individua come inizio del viaggio ultraterreno di Dante. Nallo scorso anno, infatti, il governo italiano ha istituito appunto il Dante Di una giornata dedicata a Dante Alighieri che acquista un rilievo particolarissimo in questo 2021 anniversario dei 700 anni dalla morte del poeta della Divina Commedia. La Divina Commedia, appunto, un classico ancora vitalissimo e che pur nella sua radicale alterità continua ancora a sollecitarci, a rispondere alle nostre domande, a svelarci sempre nuove profondità di senso. Attraverso la Divina Commedia, come è noto, Dante fonda la tradizione letteraria italiana. Egli offre un contributo decisivo al processo di unificazione linguistica dell'italiano letterario. La forte esemplarità impressa alla propria vicenda biografica, il complesso e profondo sistema ideologico-culturale di cui si fa interprete, la spregiudicata apertura verso la molteplicità del reale. I suoi mirabili ingranaggi verbali, la sua strepitosa potenza linguistica, restituiscono l'immagine di un Dante, quale suprema sintesi della cultura medievale europea, quale classico della memoria intellettuale e della coscienza globale, quale componente essenziale di ogni canone letterario. La Divina Commedia, infatti, con la sua mirabile portata innovativa, è capace di prestarsi ancora oggi a usi e fruizioni fortemente divaricati e a mantenere un rapporto attivo con i lettori contemporanei. Davvero si può dire che l'impressione genuina del postero, imbattendosi in Dante, non è di incontrare un tenace, e ben conservato, sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui. Dante è stato infatti, nel corso dei secoli, un poeta capace di fornire le parole e gli accenti di un'eloquenza insolita, adeguata alle richieste straordinarie che via via il mondo e i compiti sempre nuovi che la letteratura si trova ad assumere. Oltre alla barriera di sette secoli, la commedia continua a fornire tecniche di istruzione all'immaginazione, a farci vivere attraverso il fascino meraviglioso e inestinguibile della sua lingua e delle sue invenzioni una molteplicità di esperienze simulate. Dunque, è probabilmente il 25 maggio del, so, del 1300, quando Dante immagina di intraprendere il suo viaggio ultramondano. Un viaggio che nei secoli e presso le generazioni successive non sarà mai più dimenticato. Quella distanza apparentemente incalcolabile che ci separa da quel giorno non è valsa a estinguere il valore universale del messaggio che Dante ha inteso consegnare ai suoi versi. Quello raccontato nella commedia è un cammino di formazione nel quale Dante stesso, il personaggio che incontriamo per la prima volta mentre brancola nel buio di una selva sconosciuta, arriva ad attingere la visione di Dio. Non prima, però, di aver attraversato i tre regni dell'aldilà, non prima cioè di aver conosciuto e patito nel corpo e nell'anima le pene dei dannati, l'espiazione delle anime purganti, i diversi gradi della beatitudine. Ma questo non è solo il cammino di un individuo. Dante rappresenta la sua esperienza in modo tale che ogni lettore può riconoscervi la propria. Nel suo destino individuale, che va dalla caduta al riscatto, vi è racchiuso infatti il destino di ogni uomo, la fatica del percorso di ciascuno. Per questo motivo, davvero si può leggere la commedia come metafora di ogni vita umana, dello smarrimento e del cammino di liberazione di ogni uomo. All'eccezionalità di questa esperienza se ne aggiunge però un'altra, che è quella del racconto. Il viaggio di Dante non si conclude infatti con la visione di Dio. Si potrebbe anzi dire che la commedia inizia proprio nel momento in cui si conclude. Vi è un altro viaggio, infatti, un viaggio di ritorno, che è quello affascinante e particolarissimo della letteratura. A Dante non basta esplorare l'aldilà. Dante intende riportare sulla terra, attraverso il suo racconto, il significato delle verità trascendentali che ha appreso nell'aldilà. E questo è il più profondo significato che assegna la sua poesia: assumersi il coraggio della verità per agire sul mondo, raccontare la sua esperienza per cambiare lo stato di cose presenti. Dante comprende infatti che le verità che ha appreso durante il suo viaggio resterebbero mute e inservibili se non fossero raccontate, condivise con gli altri, con i suoi lettori. Comprende cioè che non ci si salva da soli. Il messaggio di salvezza è un messaggio universale che il poeta deve rivelare per fondare la comunità, saldarla insieme, guidarla fuori dallo smarrimento di quest'opera straordinaria. Di quello che lo scrittore argentino Jorge Luis Borges ha definito il miglior libro che la letteratura abbia mai prodotto, non si possiede però l'autografo. Di Dante, infatti, non è rimasto nessun documento autografo. Non solo non esiste il manoscritto originario della Divina Commedia, ma nemmeno quello delle altre opere volgari e latine, nemmeno una sua lettera, una firma che possa farlo identificare. In compenso, però, il capolavoro di Dante ebbe una diffusione larghissima. Già a pochi anni dalla morte le copie si moltiplicarono per tutta l'Italia. Con i suoi quasi 800 manoscritti arrivati fino a noi, la commedia è seconda infatti soltanto alla Bibbia. E tale diffusione fu resa possibile da un'ampia produzione di codici redatti nelle... da copisti. Più o meno famosi, come ad esempio Giovanni Boccaccio, ma anche da semplici lavoranti nelle botteghe che producevano manoscritti nel 3 e 400. Il poema fu riprodotto, infatti, attraverso tutta la gamma dei modelli grafico-librari disponibili, a codici di lusso, in pergamena destinati a principi e sovrani, si affiancano manoscritti tipici del mondo universitario, libri da studio, ma anche prodotti economici, spesso rivolti a mercanti e a lettori di ambienti meno facoltosi. Molti sono i codici accompagnati da un commento e soprattutto preziosi e affascinanti, appaiono quelli con eleganti e raffinate illustrazioni. La commedia, infatti, non proponeva soltanto un insieme unico di immagini, di personaggi, di luoghi memorabili, non solo si nutriva di una memoria visiva, ma a sua volta costituiva una sfida proprio sul terreno dei confini tra il visibile e il leggibile. E infatti un'acquisizione decisiva di questi ultimi decenni. La consapevolezza che nelle molteplici forme della ricezione e interpretazione del poema dantesco entrino anche i corredi illustrativi di manoscritti e antiche stampe, al punto che si può dire quasi che ogni testimonianza storica del Dante visualizzato, del Dante tradotto in immagini, è testimonianza di un'idea di Dante. Il vasto repertorio di immagini scaturito dalla Commedia è divenuto così oggetto privilegiato di indagini volte ad esaminare il complesso e dialottico rapporto tra testo dantesco e relative illustrazioni, tra parole e immagini. In questa direzione sta ad esempio lavorando un gruppo di ricercatori dell'Università di Napoli Federico II che ha dato vita al Illuminated Dante Project, IDP, un archivio online è un database dicologico e iconografico di tutti gli antichi manoscritti della commedia provvisti di immagini che intrattengono relazioni con il testo del poema. È stato costituito un corpus di circa 270 manoscritti datati o databili tra il XIV e il XV secolo e conservati in biblioteche, musei, archivi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Tra questi sarà oggetto di studio, di attenzione, anche lo splendido esemplare conservato oggi a Mumbai, nella prestigiosa sede dell'Asiatic Society, e segnato appunto Town Hall 19. Esso, come è noto, fu donato nel 1820 all'importante istituzione culturale da Sir Mount Stewart Elphinstone, uomo di stato di origini scozzesi che fu governatore di Mumbai dal 1819 al 1827 nel periodo dunque della dominazione britannica in India. Ma proviamo ad osservare questo prezioso cimelio più da vicino, sia pure solo virtualmente. Condivido dunque con voi il mio schermo per mostrarvi un PowerPoint. Si tratta di un elegante manoscritto in pergamena, di buona qualità, concepito come libro di lusso per una committenza evidentemente di alto rango sociale, è composto di 225 carte. Le sue attuali dimensioni misurano 235 mm di altezza per 155 mm di larghezza. Presenta una rigatura a secco molto leggera che garantisce un equilibrato allineamento degli indecasillabi. È impaginato su una sola colonna centrale con il testo della commedia al centro della pagina, trascritto in inchiostro bruno, da almeno due diversi copisti, in una elegante lettera textualis semplificata, di modulo non grande. Il secondo copista interviene solo all'altezza del canto settimo del Paradiso, la scansione delle terzine è contrassegnata da segni paragrafali che alternano il rosso e il blu. Ecco, li vedete. Meritano una segnalazione anche le lunghe rubriche volgari che introducono le tre cantiche, in particolare quelle relativi al purgatorio e al paradiso, che si configurano quasi come brevi commenti al testo. A lungo datato... Alla seconda metà del XIV secolo, il codice dovrà invece essere ricondotto con sicurezza alla metà o forse oltre del XV secolo, come rivela soprattutto il sontuoso apparato decorativo pregevolissimo, costituito innanzitutto dai ai istoriati dell'inferno, del purgatorio e da una miniatura tabellare. Posta tra la rubrica e l'incipit del testo del paradiso. La N di Nel mezzo del cammin di nostra vita è abitata in fondo blu dalla figura di Dante, in abito rosa, con lo sguardo rivolto verso l'alto, e i cui tratti somatici restituiscono alcuni particolari caratteristici della sua fisionomia. Il naso adunco. Il mento prominente. Il poeta mantiene tra le mani, lo vedete, un libro chiuso che andrà verosimilmente identificato con la sua commedia, appena conclusa. Il miniatore ha evidentemente compreso che l'inizio della scrittura del poema da parte del suo autore può cominciare solo quando il viaggio del protagonista si è concluso. La P del Purgatorio, invece, di percorrer migliorato Alza le vele, ospita invece la prua di un superbo veliero marrone che solca una distesa di mare verde con la vela spiegata e gonfia di vento. La miniatura quadrata tabellare del frontespizio del paradiso. Raffigura invece l'immagine di Dio Padre benedicente, seduto, in veste rosa, con manto azzurro, dal raffinato panneggio con suggestive lumeggiature. La figura divina è poi circondata da cinque ardenti serafini aureolati. È impreziosire ulteriormente queste immagini. Corrono lungo i margini delle carte iniziali di ogni cantica pregevolissimi fregi fitomorfi con foglie, fiori, sferette dorate. Ecco. Ma che ospitano anche elementi zoomorfi come farfalle, uccelli. E anche figure antropomorfe, prevalentemente puttini, ecco, vedete, e angeli tubicini con la tromba. Nel freddo dell'inferno, poi, si apre nel margine inferiore, sorretto da due puttini, eccoli qui, un tondo lasciato vuoto e che avrebbe dovuto essere riempito forse. Con lo stemma gentilizio del committente, secondo un modulo che si ritrova, come vedremo, anche nel celebre codice Italien 400, 548 della Bibliothèque Nationale de France di Parigi, un raffinato manoscritto miniato da Francesco Antonio del Chierico e contenente i trionfi di Petrarca. L'apparato decorativo del codice di Mumbai è dunque con ogni probabilità riconducibile all'ambiente fiorentino e pare condividere il linguaggio figurativo tipico della bottega che fa capo a Francesco Antonio del Chierico, miniatore nato a Firenze nel 1433 e morto nel 1484. Si tratta del più prestigioso miniatore operante alla corte di Lorenzo il Magnifico. Che fu capace di innovare radicalmente il linguaggio della miniatura fiorentina, arricchendo di paesaggi ampi e luminosi, di puntuali notazioni realistiche, e sperimentando un linguaggio autonomo e creativo, di commento più che di decorazione illustrativa del testo letterario. Difficilmente potranno attribuirsi alla sua preziosa mano le tre miniature ancora troppo legate a impostazioni grafiche tradizionali del codice di Mumbai. Ma nella monumentalità del veliero. E soprattutto nella vivacità narrativa dei putti presenti lungo i fregi, si avvertono forti somiglianze con il linguaggio figurativo della miniatura laurenziana, che ebbe proprio in Francesco Antonio del Chierico il suo campione. Ma perché si comprenda appieno il senso non solo ornamentale, ma anche interpretativo dell'apparato decorativo del manoscritto di Mumbai, è necessario porlo in relazione con altri manoscritti e verificarne similarità e differenze. Le lettere incipitarie delle singole cantiche della Divina Commedia fungono infatti innanzitutto come segnali strutturali. Marcatori che indicano con la forza ecastica delle immagini l'inizio di un nuovo segmento testuale. Il lettore si accorge immediatamente di essere passato ad un'altra cantica, innanzitutto dalla presenza dell'iniziale storiata. Essa vale anche come sintesi tematica, capace di evocare con le strategie proprie dell'arte visiva la storia che sta per iniziare. Ma come vedremo, le immagini di apertura di inferno, purgatorio e paradiso possono avere anche qualche implicazione culturale in più. Possono infatti rappresentare sintetiche allusioni alle vicende narrate, ma essere anche autentiche guidi alla lettura che enfatizzando ora l'uno, ora l'altro dei motivi affidati al tessuto verbale, si rivelano latrici di suggerimenti interpretativi spesso fortemente divaricati, ma sempre di grande peso nella storia culturale e nelle modalità di ricezione della commedia. Proviamo ad analizzarne insieme sinteticamente alcune. Partiamo dall'inferno, si parte dall'immagine numero uno desunta dal manoscritto 3285 della Biblioteca Palatina di Parma. Un manoscritto databile al secondo quarto del XIV secolo. Il miniatore, identificato come il maestro delle effigi domenicane, sviluppa il tradizionale motivo dell'incontro di Dante con Virgilio nella selva oscura. Introducendo tuttavia rispetto alla lettera del testo uno scarto significativo. Che enfatizza il ruolo di guida del poeta latino. Virgilio, infatti, lo vedete, precede Dante, afferrandogli la mano destra e lo conduce all'interno della selva. Nell'immagine numero due, desunta dal primo trecentesco Codex Italicus I della Biblioteca di Budapest, Dante è raffigurato da un anonimo miniatore veneziano. Seduto in un paesaggio roccioso popolato da alberelli, esso si offre ai lettori nella classica posa meditativa, con il capo reclinato su una mano, come se dormisse. Si vuole così suggerire che quanto il libro si accinge a narrare è il prodotto dell'attività mentale, visionaria ed onirica dell'autore e non il resoconto di un viaggio reale nell'aldilà, come pure. Lettori antichi e moderni della commedia hanno creduto. Evoca invece un'interpretazione del poema dantesco in chiave di mera ficzione poetica e letteraria, enfatizzando il ruolo di Dante Auctor, il miniatore Bartolomeo da Frosino, miniatore del manoscritto parigino-italien 74 della Bibliothèque nationale de France di Parigi che ricorre nell'illustrazione incipitaria, eccola, alla visualizzazione del poeta che all'interno della sua biblioteca, consultando altri libri, si accinge a scrivere il proprio. Un Dante allo scrittorio, ma con il volto rivolto verso l'alto in cerca di un'ispirazione i cui contenuti saranno poi tradotti nelle parole del libro ancora bianco e invece inscritto nella N rosa del primo trecentesco manoscritto 597 della biblioteca del Musée Condé a Chantilly in Francia, è l'illustrazione numero 4. Il testo dantesco è invece ricondotto entro l'alveo convenzionale del poema allegorico, con la miniatura iniziale, posta tra rubrica e testo, nella carta Tre-Recto del manoscritto Egerton 943 della British Library di Londra, l'immagine numero 5. qui è infatti rappresentato, ricorrendo alla tecnica della visualizzazione simultanea un Dante sdoppiato. Nella sezione di sinistra del riquadro, il protagonista dorme nel suo letto, in una stanza, nudo, sotto una coperta colorata. Mentre nella parte destra, lo stesso individuo, sveglio, in piedi, avanza, ormai vestito, in una selva oscura. La raffigurazione di elementi estranei al testo dantesco, in cui come noto non vi è alcun riferimento, a un Dante a letto, si spiega più che come maldestro tentativo di visualizzare il verso 11 di Inferno 1, tantera, pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, quanto piuttosto come il risultato di una volontà di marcare la dimensione onirica della commedia, assimilata così a un poema allegorico antico francese come il roman della rose, i cui codici sono spesso minati e la cui immagine iniziale Contiene spesso la rappresentazione di un sogno, in fedele coerenza con i versi iniziali dell'autore Guillaume de Louris, che descrivono appunto il sogno del protagonista. Riutilizzando un'immagine riconoscibile e per un lettore competente facilmente riconducibile al modello della Comando de la Rose, il responsabile del progetto illustrativo del manoscritto Egerton 943 avrà verosimilmente voluto suggerire di leggere il racconto della commedia che sta per partire come il racconto di un sogno, di un'esperienza onirica, appunto, non dissimile da quello di tutta la letteratura allegorica e del celebre de della Rosa. Per questo lettore, spiazzato dall'innovativa strategia compositiva della commedia, è evidentemente più rassicurante che questa sia ricondotta entro le riconducibili coordinate della tradizionale allegoria retorica. L'iniziale storiata dell'Italien 539 ancora della BNF di Parigi, la figura numero 6, dovuta al miniatore fiorentino attivo nel secondo quarto del 300, Pacino da Buona Guida, raffigura invece Dante in abito grigio, con le braccia conserte in segno di ossequio, che segue la sua guida Virgilio, vestito di rosso, e che indica al pellegrino, smarrito nella selva, il giusto cammino da intraprendere. È notevole che il braccio di Virgilio fuoriesca dalla lettera mediata, invadendo la colonna di scrittura, quasi a voler indicare al lettore che sta per cominciare anche il suo viaggio nella scrittura del poema. La figura numero 7, eccola, la vedete, è desunta dal manoscritto Yates Thompson del 1936 della British Library di Londra, un codice della seconda metà della metà del 400, contemporaneo di quello conservato a Mumbai. Su uno sfondo d'oro vi sono Dante e Virgilio, sul limitare della selva oscura, il poeta fiorentino in abito blu, è piuttosto giovane nel volto, lo vedete e ha gli occhi rivolti verso il basso. Decisamente più anziano invece Virgilio, vestito di abito rosso, con una diffusa calvizie, con una lunga barba brizzolata, che assume il tipico atteggiamento del maestro. È interessante che ai vertici di questa figurazione in un'ornamentazione prevalentemente floreale compaiono quattro figure che simboleggiano le quattro virtù cardinali. In alto a sinistra è dipinta la giustizia in armi, munita di elmo e corazza, con gli attributi suoi propri della testa mozza e della spada. Procedendo poi in senso orario, è visualizzata la prudenza. Caratterizzata dalla squadra e dal compasso, strumenti necessari alla giusta misura. In basso poi la temperanza raffigurata in abito verde mentre tempera il vino con l'acqua. Infine la fortezza di rosso che porta in mano una colonna e il mondo. E infine per venire all'immagine del manoscritto di Mumbai e la figura numero 8, andrà notato che ormai a metà 400, in un clima umanistico, si preferisce porre in evidenza non il Dante Argens, il protagonista pellegrino smarrito nella selva, ma piuttosto lo scrittore maturo che ha già compiuto e completato di scrivere il proprio libro e che lo esibisce orgogliosamente ai suoi lettori. Analogamente, per il Purgatorio, i miniatori ricorrono spesso a immagini soglia differenti tra loro. Nella figura numero 9, nel codice 3285 della Biblioteca Palatina di Parma, è raffigurata un'anima orante immersa in un bacino che ricorda il fonte battesimale, ma che contiene al posto dell'acqua. Rigeneratrice il fuoco, quel fuoco purificatore che lo storico francese Jacques Le cui si deve un magistrale studio sulla nascita del Purgatorio, ritiene essere stata la prima matrice ideale da cui si è poi sviluppata nel corso dei secoli l'idea del Secondo Regno. Del resto, lo stesso Dante, a Inferno 1, 118-120, aveva fatto riferimento al Purgatorio richiamando proprio. Color che sono contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beati genti. Nella figura numero 10, nel medio-trecentesco manoscritto CF216 della bellissima cinquecentesca biblioteca oratoriana di Girolamini di Napoli, a marcare l'avvio della seconda cantica è un capilettera istoriato, la figura numero 10, appunto con Dante e Virgilio dinanzi alla porta del purgatorio, così da segnare con la forza e castica dell'immagine l'ingresso del nuovo regno che i due pellegrini dovranno attraversare. Ma l'immagine certamente più diffusa nella tradizione delle commedie illustrate per aprire la seconda cantica del purgatorio è certamente la navicella con a bordo i due poeti navigatori, navicella che traduce in immagine la metafora dantesca della navicella del mio ingegno, verso 2 di Purgatorio 1. Navicella che rinvia alla tradizionalissima immagine della scrittura come navigazione. E quello che accade appunto nel manoscritto italiano 77 della bns di Parigi, in cui la vela spiegata della navicella è guidata da un Dante che in tal modo metaforicamente allude al suo impegno nella scrittura. Così anche nel già citato manoscritto Yeats Thompson 36 della British Library di Londra, la figura numero 12, la nave che solca le acque trasparenti è riconoscibile come una coppia. Con il cassero rialzato, il timone centrale fissato a poppa, l'alta vela quadrata spiegata e gonfia per il vento, mentre quattro persone estranee al dettato dantesco la governano, e una quinta riconoscibile solo dal colpricapo in posizione di comando, è visibile appunto dal solo copricapo. Entro tale tradizione figurativa si inserisce anche il capilettera P del Tone Hall 19 della S Siatic Society di Mumbai, è la figura numero 13. In questo caso, entro il capilettera P con cui si apre la seconda cantica, viene visualizzata la metafora nautica che paragona l'ingegno del poeta a un veliero e dunque la sua composizione letteraria a un viaggio per mare. La prua in primo piano, spinta dall'ampia vela gonfiata dal vento e l'assenza di ogni altro particolare figurativo offrono al lettore un'immagine potente e fortemente evocativa estremamente variegate, sono poi le soluzioni iconografiche per aprire l'ultima cantica dantesca, il difficile ma sublime paradiso. Nell'Italien 539 è la figura numero 14, è un manoscritto fiorentino del secondo quarto del XIV secolo, il miniatore pacino da buona guida, raffigura Dante con le braccia incrociate in segno di ossequio, e Beatrice vestita di rosso che con l'indice sollevato induce il personaggio ad ascendere verso i cieli. Ancora nell'italien 77 e la figura numero 15, un codice membranaccio di grande formato datato 1395, il talentuoso miniatore veneto su un raffinatissimo fondo blu incorniciato di verde. Mostra Dante e Beatrice coronata che rivolgono lo sguardo verso l'alto per contemplare il volto raggiante di Cristo. Meno scontata appare la soluzione figurativa dell'Italien 540, e la figura numero 16, un manoscritto del terzo quarto del XIV secolo, nella cui iniziale del paradiso campeggia lo stemma imperiale dell'Aquila monocipite, aggiunto probabilmente in un momento successivo, ma certo prima del 1433, a significare l'orientamento di lettura in chiave filo imperiale e filoghibellina che un antico possessore aveva inteso dare all'ultima cantica. Paiono rinviare invece alla meta finale del percorso paradisiaco, all'inaudita visione dei misteri della divinità cristiana, le elle incipitarie di altri tre manoscritti. Nel primo Trecentesco Plutio Quattroanta della Biblioteca Medice Laurenziana di Firenze, la figura numero 17, il maestro delle effigie domenicane raffigura in una mandorla d'oro Cristo benedicente con il libro chiuso in mano. All'interno del fregio laterale, Beatrice, vestita di rosso, precede Dante. E gli indica di sollevare lo sguardo verso Cristo. Assai più articolato il capilettera dello Yates Thompson 36, la figura numero 18, in cui è dipinto Cristo trionfante su un carro d'oro guidato verso il sole da un grifone, e intorno a questa figura della gloria divina. Si collocano le quattro figure simboliche degli Evangelisti, il Leone di San Marco, il bue di San Luca, l'Aquila di San Giovanni, l'angelo di San Matteo, in basso invece, sulla sinistra, si vedono ancora nel paradiso terrestre, i due progenitori Adamo. Ed Eva, mentre sull'albero della conoscenza è attorcigliato il serpente tentatore con il volto umano. Si tratta evidentemente di una scelta iconografica che vuole sottolineare il forte legame con le scene e le vicende raccontate alla fine del Purgatorio. La scelta del miniatore del Codice di Bombay. Questo codice, figura 19, privilegia invece, come si è visto, la rappresentazione di Dio Padre benedicente, circondato dallo splendente ardore di serafini e cherubini, un'immagine che richiama in potente sintesi il motivo delle gerarchie angeliche. Qui Dante ha affidato nel suo Paradiso il ruolo fondamentale di trasmettere il movimento ai cieli e che nel raffinato gioco luministico del rosso e dell'oro prova a restituire con i mezzi propri del linguaggio figurativo il tema del lumen glorie che penetra e risplende per l'universo. Paradiso primo verso due. La raffigurazione del Paradiso Dell'ultimo regno, rappresentò spesso una sfida impari per i mezzi dei nostri miniatori. Il paradiso, dominato dall'accecante luce di Dio, caratterizzato dalla progressiva smaterializzazione delle fisionomie individuali, Privo di una consolidata tradizione iconografica e segnato dall'inaudita potenza onomaturgica di Dante, che ricorre per rappresentare i misteri della Trinità e della divinità cristiana a sorprendenti meccanismi metaforici, a inediti meccanismi associativi, non fu semplice da tradurre in immagini. Se ne ha un'efficacissima riprova nel naufragio degli illustratori di fronte ai passaggi del testo dantesco segnati da più accesa e astratta creatività visionaria. Mi si consenta un unico esempio. Nell'ultimo canto del paradiso, Dante ha compreso il mistero della Trinità cristiana, ha avuto la possibilità di cogliere con un supremo sforzo intellettuale il paradosso logico di un ente che è insieme uno e trino. L'immagine potentissima di cui si serve per restituirlo ai suoi lettori è quella dei tre cerchi concentrici di tre differenti colori, ma dello stesso diametro. Neppure il più abile dei miniatori, il più acuto dei disegnatori, riuscirebbe a raffigurare questa paradossale immagine. L'esperienza dantesca e soprattutto la sua restituzione verbale sono assolutamente irriducibili a codici visivi condivisi. Ed infatti, nei codici miniati della commedia, si è fatto ricorso a immagini consolidate, a un repertorio figurativo più facilmente comprensibile. Così, nel trecentesco manoscritto miscellaneo 48 di Olkamol della Bodleian Library di Oxford, l'artista ricorre alla consueta immagine antropomorfa del vultus trifrons, cioè di una figura umana dotata di un'unica testa con tre facce, un modulo ripetuto anche nel manoscritto B25 della biblioteca augusta di Perugia, dove appunto vedete le tre fronte. Giovanni di Paolo, invece, miniatore sinisse, dello Yet Thompson 36 della British Library, ricorre per la rappresentazione della Trinità a tre figure sedute l'una accanto all'altra in atteggiamento di dialogo, ugualmente vestite. A destra si riconosce il padre, a sinistra il figlio, al centro, con il capo sormontato da una fiamma, lo Spirito Santo. Lo scarto dunque fra testo e immagini, il fallimento dei miniatori che non possono restituire figurativamente la strepitosa metafora dantesca, rivelano ed esaltano il divario che corre tra le consuete soluzioni iconografiche e le potenti associazioni verbali dantesche. La commedia, per così dire, non riesce a trovare in questo caso nelle immagini uno specchio adeguato. L'invenzione dantesca degli ultimi canti del paradiso prevarica sulle più tradizionali iconografie del sacro e le innova potentemente. E a noi, lettori del poema, dopo 700 anni non resta che riconoscere ancora, come scrisse il poeta russo Oship Mandelstam, che la Divina Commedia non tanto sottrae tempo al lettore, quanto piuttosto gliene fa dono al pari di una composizione musicale mentre viene eseguita. Nel suo allungarsi, nel suo distendersi verso la fine, il poema si va allontanando dalla propria fine e la sua stessa fine sopraggiunge inaspettata e suona come un inizio. La conclusione della commedia dà dunque avvio alla scrittura del volume e solo quando l'autore avrà completato i suoi libri, i lettori potranno ricominciare il loro viaggio testuale, un meccanismo che aveva ben compreso il miniatore del manoscritto di Mumbai, che esibisce come soglia un Dante con in mano il suo, il nostro volume. Grazie per... Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato e buon dantedì. Buonasera.